Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Geronimo Stilton, di cuore poco alto. Per 1000 mozzarelle, ho vinto al Toto Topo! Chi l'avrebbe mai detto che tutto sarebbe iniziato così? Con un frullato di taleggio al Seltz. Ma è meglio che vi racconti tutto con ordine. Dunque, quella mattina uscii dall'ufficio verso mezzogiorno e mi diressi verso il locale più alla moda della città, alla Pantegana de Copacabana. Dietro il bancone, un sorcio sorrise sotto i baffi e squittì. Il solito, dottor Stilton? Sì, il solito, grazie, Cotechito. Cotechito Cotennoso, detto Cotechi, era un giovanissimo sorcio dalla pelliccia color nocciola, lucida per la brillantina, con grossi denti sporgenti e gli occhi dall'espressione furbetta. Piccolo e magrolino, sembrava sprezzare energia e non stava mai fermo. Ratto come un sorcio, Cotechito acchiappò al volo uno shaker, ci versò del taleggio, aggiunse una punta di gorgonzola, un pizzico di camembert, un zinzino di mascarpone, un cucchiaino di miele e uno di maionese, una spruzzata di salsa piccante, aggiunse cubetti di ghiaccio senza volontà e agitò lo shaker al ritmo di samba. Olé, oh, oh, olé, oh, oh. E piroettò continuando a cantare. Cotechito, Cotechito, Cotechi, Cotechi, il frullato te lo do io, sì! Quindi fece una capriola tenendo lo shaker in equilibrio sul muso. Afferrò con la coda un bicchiere alto e stretto, ci versò il formaggio shakerato al Seltz e guarnì il tutto con un ombrellino giallo e una mozzarellina candita. Opla! Strillò porgendomi il bicchiere. Questo frullato è una mia invenzione, l'ho chiamato Cheese on the Rocks. Cotechito, bravissimo! Lui strillò. Ha comprato il biglietto, dottor Stilton? Eh? L'ha comprato? Io mi stupii. Quale biglietto? Ma il biglietto della lotteria di cui parlano tutti, dottor Stilton! Si tratta del Toto Topo! Io, distratto, mormorai. Toto Topo? Cotechito mi spiegò. Per vincere al Toto Topo, basta comprare un biglietto. Lo sa che il premio è già arrivato a 1000 milioni? Cotechito si grattò il muso con aria sognante. Ah, dottor Stilton, sa cosa farei se vincessi? Lo sa che cosa farei? Aprirei un locale tutto mio. Il mio sogno è cucinare e lo chiamerei Cotechito Cotechi. Dottore, non lo vuole un biglietto del Toto Topo? Eh? Li vendiamo anche noi. La prossima estrazione è stasera, alle 5 in punto. Io scossi la testa. Grazie, ma non mi interessa giocare. Anzi, non mi piace proprio. Uscii e mi avviai verso il mio ufficio. Si era levato un fortissimo vento. Mentre stavo per aprire la porta dell'ufficio, un pezzo di carta mi sfiorò il muso. Lo acchiappai stupito. Era un biglietto della lotteria. Era proprio un biglietto del Toto Topo. Stavo per gettarlo via, ma poi distrattamente lo infilai in tasca. Arrivai in redazione. Mia sorella Thea, l'inviato speciale del giornale, mi accolse infuriata. Geronimo! Geronimo! Ti sembra questa l'ora di arrivare? Dove ti eri cacciato? Hai dimenticato la riunione? Ma che cosa hai in testa al posto del cervello? Croccantini per gatti? Io improvvisai. Ero uscito a prendere una boccata d'aria. Cercavo un'idea e così... mia sorella gridò. E ti è venuta l'idea, eh? Allora, ti è venuta? Guarda che qui ci vuole assolutamente un'idea per aumentare le vendite. Lo sai che la Gazzetta del Ratto ci sta alle calcagna? Lo sai? Io pensai alla mia nemica numero uno, Sally Rasmussen, il direttore della Gazzetta del Ratto, e rabbrividii. Thea mi pizzicò la coda. Sai che Sally Rasmussen sta facendo un numero speciale sul Toto Topo? Esclamai. Ah, sì? Questo non mi stupisce. Facciamo anche noi un numero speciale, ma spiegando che è un'illusione pensare di cambiare vita giocando alla lotteria. Non è con il Toto Topo, non è con il denaro che si raggiunge la felicità. Mia sorella strillò. Bravo, Geronimo! Che idea eccezionale, geniale, stratopica! Io tirai un sospiro di sollievo. Grazie, Thea. In quel momento la porta si spalancò ed entrò un tipo, anzi un topo, che forse già conoscete. Trappola, mio cugino. Reggeva un cestino di vimini da cui si spandeva un delizioso profumo di Emmental fuso.
mi tirò un pizzicotto sulla coda e squittì. Cuginotto, ma non ti stanchi mai di stare rintanato a lavorare in questo ufficio polveroso? Pensa al mondo, pensa quanto è grande, affascinante, pieno zeppo di avventure da vivere. Io protestai. Prima di tutto il mio ufficio non è polveroso. E poi il mio lavoro mi piace molto. Lui sbuffò. Squit, contento tu? Si leccò i baffi, aprì il cestino, apparecchiò sulla mia scrivania, si annodò il tovagliolo al collo. Poi annunciò con l'acquolina in bocca. Se non ti spiace, mentre chiacchieriamo, ne approfitto per fare merenda. Vuoi favorire, cuginastro? Scossi la testa. No, grazie. Dimmi pure, che cosa ti serve? Lui scosse la testa, stupito. Che cosa mi serve? Niente. Volevo solo fare due chiacchiere con te. È da un po' che non vedo il tuo brutto muso, cuginicchia. E così dicendo mi pizzicò la coda. Aia! Strillai. Sogghignò. Sempre il solito delicatino, Geronimo. Poi ingurgitò un boccone di uovo e squittì a bocca piena. Sono venuto a salutare te e Teo. E anche Benjamin, perché forse parto. Prima però ti racconto che cosa è successo negli ultimi mesi. Ricordi quando facevo il venditore di pettinabaffi con spruzza brillantina incorporato? Beh, quando poi mi sono stufato, mi sono buttato sul culturale e per un po' ho fatto il piazzista di enciclopedie sulla storia dei formaggi stagionati. Ma mi sono stancato anche di quello. Così ho aperto una friggitoria in Vicolo Ratto, vicino al porto. Facevo le migliori frittelle di merluzzo di tutta la città. Ma dopo due mesi ho addirittura messo su un circo di pulci ammaestrate. Le pazze, pazze pulci della puzzolente pelliccia pulciosa! E sono partito in tournée. Oh, che pacchia, ragazzi! Mi piace un sacco il mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, la mia pulce star, quella che faceva il triplo salto mortale contro mano bendata, si è rotta una zampa. Sfortuna felina! Riattaccò, riprendendo fiato. Dopo ho fatto per qualche mese il cuoco su una nave cargo, poi però mi sono stufato e ho trovato un posto come bagnino in un camping nella baia del Sorcio Pirata, proprio un bel posticino. Non ti dico quante topastrelle sono cadute vittima del mio fascino. Sospirò in tono malinconico. Poi la stagione è finita e poi ho trovato un posticino fantastico. Pensa, mi hanno assunto come assaggiatore di formaggi! Ma ti rendi conto? Dalla mattina alla sera non facevo che assaggiare qua, assaggiare là. Ero addetto al controllo qualità di una fabbrica di mozzarelle di bufala. Roba di qualità, capisci? Appena sul nastro trasportatore vedevo una mozzarella che poteva essere difettosa, zac, le davo una rosicchiatina per sentire il sapore che aveva. Che pacchia, dico! Alla fine però mi sono stancato anche di quello. A me piace cambiare. Insomma, per fartela breve, ho iniziato a importare peperoncini rossi strapiccanti, conservati sotto aceto della pregiata varietà Fumo dalle orecchie. Assolutamente eccezionali. Per un po' mi sono divertito, ma poi... Concluse appoggiando le zampe sulla mia scrivania. Alla fine ho aperto una pizzeria. Da trappola! Pizze da strapazzo! Io tentai di interromperlo. Ah, allora adesso hai una pizzeria! Lui strillò a voce altissima. Ma che l'ho venduta? Mi annoiavo! Fare il pizzaiolo era proprio una pizza! Hai capito la battuta? Poi balzò in piedi sfilandosi il tovagliolo. A proposito, anche tu hai comperato un biglietto del Tototopo? Io ne ho preso uno, non si sa mai. Certo che 1.000 milioni sono tanti, proprio tanti! Subito a mio cugino brillarono gli occhi. Squid! Ho un'altra novità, una nuova fidanzata. Si chiama Muscoletta Muscolosa, detta Musk. Ha una palestra in Viale Certosa. Fa bodybuilding, ha certi muscoli. È un vero schianto. Pensa che mi batte sempre a braccio di ferro. Beh, allora ciao, vado a salutare te perché stavolta se parto starò via a lungo. Mi hanno proposto di fare il ballerino de tango su una nave da crociera che fa il giro del mondo. Credo che partirò, io adoro ballare. Afferrò al volo una rosa rossa da un vaso, la annusò con aria ispirata. Senti che profumo! Ah, anche nel profumo di una rosa c'è la felicità, se la sai trovare. Disse con aria da filosofo. Quindi
accennò un passo di tango. Sono un topo ballerina, ci ho il fascino latino. Bella pupa, non farti pregare, ti andrebbe di ballare. Hai qui davanti a te il miglior ballerino che c'è. Io sospirai. A volte mi preoccupo per te, trappola. Mi piacerebbe vederti sistemato, con un lavoro fisso, sicuro. Lui sogghignò. Il giorno che sarò sistemato non mi chiamerò più trappola. Io sono un topo libero come il vento. Cuginicchio, tu vai pure avanti così. Resta pure ad ammuffire nella tua topaia come una scamorza scaduta. Per te, caro Geronimo, gli affari sono importanti. Per me, no. Per me il denaro non conta. A me il mondo mi sta stretto. Si alzò di colpo, ma urtò il padellino con l'avanzo dell'uovo al formaggio, che rimbalzò in aria e mi si spiaccicò sul muso. Io aprì la bocca per strillare. Ma cosa combini? Non l'avessi mai fatto. Il peperoncino, scagliato come un proiettile, mi finì dritto nella bocca aperta e cominciò a sfrigolarmi sulla lingua, mandandomi a fuoco il palato. Ah! Ah! Squicchieri, squii! Brucia! Avevo l'impressione che mi uscisse fumo dalle orecchie. E probabilmente era così. Squittiri squit! Afferrai il vaso di rose, strappai i fiori e bevi di colpo tutta l'acqua, che mi scese sfrigolando nella gola rovente con un rumore sinistro. Mi appoggiai alla scrivania con gli occhi che lacrimavano, il naso che pizzicava e la lingua completamente insensibile. Dovetti sturarmi le orecchie con il mignolo. Erano completamente tappate. Trappola ridacchiò, fiero. Eccezionali, eh? Adesso capisci perché questi peperoncini si chiamano fumo dalle orecchie, eh? Il formaggio fuso mi era sgocciolato sulla giacca. Tentai di sfilarla per pulirla, ma mi scivolò a terra il contenuto delle tasche. Portafoglio, chiavi, penna stilografica, fogli, biglietti e bigliettini vari. Mentre mi chinavo a raccogliere il tutto, lanciai un'occhiata all'orologio e sobbalzai. Per mille mozzarelle! Ma è tardissimo! Devo scendere! Ho un appuntamento con il caporedattore! Trappola mi guardò con aria di compatimento. Ah, capisco! Tutta la tua vita ruota intorno al lavoro, agli affari, al denaro! Mentre io... Alle 5 del pomeriggio stavo lavorando tranquillo nel mio ufficio. Avevo la finestra aperta e il vento mi portò all'orecchio una buffa canzoncina cantata alla televisione. Curioso, mi affacciai alla finestra e capii che tutte le televisioni di Topazia erano sintonizzate su un unico programma: l'estrazione del Toto Topo. Improvvisamente mi ricordai che una folata di vento mi aveva fatto trovare un biglietto del Toto Topo. Infilai la zampa in tasca per cercare il biglietto, ma non lo trovai. Alzai le spalle. Non mi importava granché. Non mi è mai piaciuto giocare. Richiusi la finestra e ripresi a lavorare. 3 ore dopo, alle 8 di sera, udii il ronzio di un motore. Bizzarro! Pareva proprio il motore di un elicottero. E molto, molto vicino. Improvvisamente la porta del mio ufficio si spalancò ed entrò la mia assistente, Topella von Draken, che mi strillò sul muso. Dottor Stilton, un elicottero sta atterrando sul tetto dell'eco del roditore. Io strabuzzai gli occhi. Cosa? Impossibile! Lei mi afferrò per la manica della giacca. Eppure così, mi divorassi un gatto. Vado a vedere lei stesso. Salì a perdi fiato le scale che portavano al tetto e... vidi un elicottero giallo, decorato con una enorme T. Dall'elicottero scese un tipo, anzi un topo, che indossava una costosa giacca a vento di seta gialla sopra una camicia hawaiana a fiori gialli e viola. I pantaloni erano di raso viola, con i risvolti ricamati di strass. Notai che era ingioiellato come un sultano e aveva un diamantone al naso e persino un anello di rubini infilato sulla coda. Portava occhiali a specchio fascianti, così a prima vista non lo riconobbi. Ma appena li sfilò, io lo riconobbi, e come! Per mille mozzarelle! Quello era proprio mio cugino Trappola! Trappola saltellò verso di me, strillando esaltato. Ho vinto il Toto Topo! Capì subito che il denaro gli aveva dato alla testa.
lui Squitty. Allora, Geronimo, ti piace il mio elicotterino? Giù in strada c'è la mia macchinuccia nuova, una limousine gialla. Che ne dici, cugino, eh? Che ne dici? Io risposi prudente. Sono molto felice per te, trappola. Lui fece schioccare le dita. Subito accorse un maggiordomo che reggeva un sacco pieno di soldi. Trappola frugò nel sacco con aria da padrone e mi mostrò le mazzette di banconote. Visto come sono ricco? Sono ricco! Molto, molto più ricco di te! E piroettando strillò a squarciagola. Sono ricco, straricco! Sono pieno di grana fino alle orecchie! Sono il topo più ricco della città! Sono ricco! Capito? Ricco! Io ero perplesso. Mio cugino era sempre stato un po' bizzarro, ma avevo l'impressione che ora stesse proprio esagerando. Gli chiesi: che cosa intendi fare adesso? Trappola urlò esaltato. Ok! Ho un sacco di idee. Voglio lanciare una nuova catena di fast food. Poi comprare un pozzo di petrolio e una miniera d'oro. E anche una compagnia aerea. E magari mi comprerò anche qualche alberguzzo qua e là. E naturalmente anche una casa lussuosa. Che dico? Mi ci vuole un castello per il grande Trappola. E anche uno yacht. Un barcone costoso. Very expensive. Mi salutò con la zampa. Bye bye, see you later. Traduco. Ciao ciao, ci vediamo dopo. Ripartì in elicottero, lasciandomi con un palmo di muso. La sera successiva, il telegiornale di Topazia intervistò mio cugino, che attaccò a blaterare. Sono il topo più ricco della città. Sono ricco, straricco. Sono incredibilmente, disgustosamente, sfacciatamente ricco. Io sospirai. Decisamente, il denaro gli aveva dato alla testa. Subito dopo il telegiornale, vidi ancora mio cugino in una pubblicità. Trappola strizzava l'occhio ai telespettatori. Sapete come ho fatto a vincere al Tototopo? Semplice! Ho un portafortuna speciale! L'antiella garantito della ditta Abracadabra Zanzan! Compratelo anche voi! Vedrete che attirerà la fortuna! Soddisfatti o rimborsati? Parola di roditore! Parola di trappola! Au! Subito dopo lo vidi partecipare alla trasmissione televisiva Roditori di Successo! Mio cugino si vantava. Già, già, già! Sono andato all'edicola sotto casa, ho chiuso gli occhi, ho scelto il biglietto! Ridacchiò, arricciandosi i baffi. Che ci posso fare? Oltre che bello, affascinante, brillante, spiritoso, intelligente, dinamico, atletico, sportivo, eccetera, eccetera, eccetera! Sono anche fortunato! È very lucky mouse! Traduco, un topo molto fortunato! Tutti applaudirono. Io sospirai e spensi il televisore. Il denaro gli aveva totalmente dato alla testa. Per prima cosa si comprò un enorme, pacchianissimo yacht che dipinse di giallo e chiamò Trap Primo. L'ormeggiò nel porto della città bene in vista. Poi fece costruire un gigantesco castello color formaggio. Infine si diede agli affari e cominciò a investire a destra e a manca. Ebbe perfino il coraggio di telefonarmi per propormi di acquistare l'eco del roditore. Diceva che l'avrebbe intitolato La voce di Trappola e l'avrebbe cambiato tutto da cima a fondo perché così com'era non gli piaceva. Gli riattaccai il telefono sul muso con i baffi che mi frullavano dalla rabbia. Ormai Trappola aveva proprio passato ogni limite. Mia sorella Thea mi telefonò indignata. Geronimo, ho chiamato Trappola per intervistarlo, ma lui pretendeva di essere pagato per l'intervista. Ormai pensa solo ai soldi. Il denaro gli ha proprio dato alla testa. Ma sai l'ultima? Sally Rasmussen gli ha proposto di tenere una rubrica finanziaria sulla cassetta del ratto. E Trappola ha accettato. Quando l'ho chiamato per protestare, per dirgli che è un traditore, che non doveva farci questo, lui mi ha risposto: spiacente, cocca, ma gli affari sono affari. Business is business. Io sospirai. Gli passerà, Thea. Non preoccuparti. È solo questione di tempo, vedrai. Salutai mia sorella, riattaccai e accesi la TV. Il telegiornale annunciò che mio cugino si stava candidando come sindaco di Topazia e che mirava a diventare presidente dell'Isola dei Topi.
La mattina dopo decisi di andare a trovarlo. Suonai alla porta del castello e mi aprì un maggiordomo con la puzza sotto i baffi. «Desidera?» chiese lui squadrandomi dall'alto in basso. «Vorrei parlare con Trappola». «Il signor Trappola, intende. Ma lei chi è, per cortesia?» «Sono suo cugino, Geronimo». Lui alzò il sopracciglio sinistro. «Vado a chiedere al signor Trappola se può riceverla». Il maggiordomo tornò dopo qualche minuto e squittì altezzoso. «Il signor Trappola è un roditore molto impegnato, ma le potrebbe fissare un appuntamento tra una settimana». Io ero veramente indignato. «Gli dica che devo assolutamente parlargli, subito!» Lui zampettò via nel corridoio. «Vado a riferire al signor Trappola». Ritornò dopo mezz'ora. Io ero sempre più infuriato. Il maggiordomo disse condiscendente: «Il signor Trappola ha detto che la può ricevere, ma la prega di essere veramente, veramente breve, perché il signor Trappola ha molti, molti impegni questa mattina e quindi è assolutamente, assolutamente...» Io entrai come una furia. «Sì, sì, capisco. Mi dica dov'è e ci penso io». Attraversai a lunghi passi l'anticamera del castello, tappezzata di quadri antichi dall'aria costosissima. Mi ritrovai in un immenso salone da ballo, con un incredibile lampadario di cristallo appeso al soffitto. Poi passai in una stanza enorme, più grande di casa mia, dove al centro troneggiava un lunghissimo tavolo per almeno 100 invitati. Percorsi un lungo corridoio su cui si affacciavano almeno 30 porte. Una era aperta. Così lanciai un'occhiata, curioso. Era la stanza da letto di Trappola. Al centro, un immenso letto a baldacchino foderato di seta gialla. Sulla testata era inciso a caratteri dorati il nome Trappola. Anche la porta successiva era aperta. Era il bagno di Trappola. Tutto in marmo giallo, anche i sanitari, con una spettacolare vasca idromassaggio decorata a buchi di formaggio. C'erano anche una sauna e un bagno turco. Notai che i rubinetti luccicavano. Mi avvicinai e capii che erano d'oro massiccio, con diamanti, zaffiri e rubini incastonati. Proseguii lungo il corridoio del castello e finalmente uscii nel parco. In mezzo a un prato verdissimo vidi un'immensa piscina a forma di T, coperta da una cupola trasparente che scintillava al sole. Nella piscina sguazzava con aria da padrone un sorcio con gli occhiali da sole. Mio cugino Trappola! Ah, sei tu, Geronimo? Ti posso dedicare solo 5 minuti. Sono un topo molto impegnato, capisci? Un topo d'affari! Saltò fuori dall'acqua e si infilò un costoso accappatoio giallo con una enorme T dorata ricamata sulla schiena. Zampettò fino a un tavolo apparecchiato. Squitti. Sai cosa bevo ora? Ho un frullato di formaggio francese Roquefort annata 1945. Roba di lusso, per sorci che se ne intendano. Sul tavolo c'era un piatto con una montagna di caviale. Lui acchiappò un cucchiaio di platino tempestato di diamanti e attaccò a ingurgitare freneticamente cucchiaiate di caviale, come se stesse cercando di battere un record di velocità. Non mi offrì di assaggiare e non mi invitò a sedermi. Che maleducato! Disse. Beh, che cosa ti serve, cugino? Ma sii breve! Prese un cronometro e lo mise sul tavolo con aria severa per farmi capire che davvero avevo solo 5 minuti a disposizione. Io mi alzai in piedi e strillai. Bastano meno di 5 minuti per dirti ciò che penso di te! Il denaro ti è dato alla testa! Ti sembra questo il modo di trattare i parenti? Lui ridacchiò con aria di superiorità. Caro Geronimo, ormai per me non esistono più né parenti né amici. Ormai per me contano solo gli affari, il business. E sì, solo gli affari contano, Geronimo. Tu, scusa se te lo dico, di affari non ci capisci una crosta. Tutto quello che sai fare è mandare avanti in qualche modo il tuo giornalucolo, il coso, sì, l'eco del roditore. Io invece ho ben altre ambizioni. Sono già ricco, ma non mi basta. Voglio diventare ancora molto più ricco. Voglio diventare il sindaco di Topazia, poi presidente dell'isola dei topi, magari in futuro, chissà, imperatore!
Io tentai di farlo ragionare. Ma non ti basta quello che hai? Lui si alzò in piedi e mi strillò sul muso, in tono esaltato. Niente mi basta! Niente mi fermerà! Voglio di più! Voglio tutto, tutto, tutto! Io feci un ultimo tentativo. Trappola, cugino, ascoltami, ti prego! Ti ricordi quando dicevi che il denaro non era importante? Che il mondo ti stava stretto? Che tu eri un topo libero come il vento? Ricordi come ti piaceva viaggiare? Volevi partire su una nave da crociera? Volevi fare il ballerino di tango? Dicevi che tu avevi scoperto il segreto della felicità, che la felicità è nell'essere contenti di ciò che si ha. Lui alzò le spalle. Felicità? Oh, che sciocchezza! Non mi importa un baffo di queste quei squillie. Sono diventato un topo molto importante ora. I am a very important mouse, all right? Io esitai, mi avvicinai e gli posai una zampa sulla spalla. Mormorai con gli occhi lucidi di lacrime. Ricordi come ci volevamo bene, trappola? Ogni tanto litigavamo, ma poi facevamo sempre la pace. Io e te siamo cugini. Abbiamo lo stesso sangue. Facciamo parte della stessa famiglia. La famiglia Stilton. Ricordi? Lui si lisciò i baffi, indifferente. Yes, yes, I remember. Ricordo. Ma ora è tutto diverso. Io continuai, con la gola stretta dalle lacrime. Forse hai ragione tu. Ora è tutto diverso. Perché tu sei cambiato. Non sei più lo stesso roditore. Quello con cui ho diviso tanti momenti tristi e felici. Non sei più lo stesso. Lui si alzò e azzerò il cronometro per farmi capire che il colloquio era finito. Appena arrivai a casa squillò il telefono. Era la vicina di casa di Trappola, la signora Salciccia Salcicciotti, detta Ciccia, che fa la salumiera. È a lei che Trappola affida le chiavi di casa quando è in viaggio. Mi spiegò. Ho lasciato tanti messaggi al maggiordomo di Trappola, ma non mi ha mai richiamato. Il telefono squillò ancora. Era il miglior amico di Trappola, Pappetta Pigliatutto, detta Sgrinfia, che tutti i venerdì sera gioca a biliardo con lui alla taverna del Sottocoda. Pappetta era avvilito. L'ho chiamato per proporgli una partita a biliardo, ma lui mi ha detto che ora frequenta solo roditori VIP, che non ha più tempo per sorci ordinari come me. Telefonarono decine e decine di altri amici. Tutti ripetevano la stessa cosa. Mio cugino ora pensava solo agli affari, al business. Poi chiamò anche la sua fidanzata, Muscoletta Muscolosa, detta Musca. Oggi ho visto su un giornale una foto di Trappola con un'attrice famosa. Mi ha già dimenticato. Mi ha spezzato il cuore. Eppure pareva così innamorato di me. Arrivò il piccolo Benjamin, il mio nipotino, che singhiozzò. Ho telefonato a zio Trappola per salutarlo, ma lui ha detto che non ha più tempo per i parenti. Zio Geronimo, perché si comporta così? Cercai di consolare Benjamin e Thea, che nel frattempo ci aveva raggiunti. Vedrete, prima o poi Trappola capirà. È solo questione di tempo. Ne sono sicuro. Io, Thea e Benjamin ci abbracciamo, intrecciando le code. È bello essere uniti. È bello essere una famiglia. La famiglia Stilton. E allora promettiamo di volerci sempre bene. Sempre, sempre, sempre. Qualunque cosa succeda. Benjamin si asciugò le lacrime. Grazie, zio Geronimo. Poi mi diede un bacino sulla punta dei baffi. Sono fiera di chiamarmi Stilton, sai, zio? Penso che la nostra sia una famiglia eccezionale, fantastica, stratopica. Gli accarezzai le orecchiette sorridendo. Anch'io sono fiero di chiamarmi Stilton, nipotino. Passarono i giorni, le settimane. Trappola continuava a non chiamare. Finché un giorno, sfogliando un giornale, lessi: miniera d'oro sepolta sotto una frana improvvisa. Apparteneva al noto finanziere di Topazia, Trappola Stilton. Qualche giorno dopo, invece, il telegiornale annunciò: ha dichiarato fallimento la famosa catena di fast food Mac Trapp, che apparteneva a Trappola Stilton. Insomma, tutti gli affari di Trappola
stavano fallendo. Persino il suo yacht, Trap Primo, era appena naufragato nel golfo di Coda Mozza. Mio cugino si era salvato all'ultimo momento, lanciando in acqua un canotto di salvataggio. Ah, tirai un sospiro di sollievo. Anche se lui non ci teneva più a vedermi, io continuavo a volergli bene. Forse anche più di prima. Quel lunedì mattina, aprendo il giornale, sobbalzai. In prima pagina c'era una foto di mio cugino. Lessi l'articolo e impallidì. Trappola dichiarava fallimento. Trappola era veramente nei guai. Chiamai subito i miei parenti. Dobbiamo aiutarlo. Nessuno sapeva dove fosse Trappola. Decidemmo di cercarlo in tutta la città. Chiedemmo sue notizie e mostrammo la sua foto a ristoranti, alberghi, ospedali, alle agenzie che noleggiavano auto, alla stazione ferroviaria, all'aeroporto. Ma nessuno lo aveva visto. Pareva che mio cugino fosse sparito nel nulla, come se lo avesse divorato un gatto. Fu col morale a terra e le zampe gonfie per aver girato tutta la città che tornai a casa tardissimo. Dov'era mio cugino? Ero molto, molto preoccupato per lui. Arrivato davanti a casa mia, pagai il taxi e tirai fuori di tasca le chiavi. Fu allora che intravidi una sagoma scura sotto il portico e udii qualcuno bisbigliare. Chi era? Chi poteva essere? La sagoma si spostò sotto la luce del lampione e io riconobbi subito un muso familiare. Era mio cugino! Mio cugino Trappola! Lo osservai meglio. Era pallido e smunto. Aveva la pelliccia spettinata, le orecchie basse e la coda tra le zampe. Indossava ancora la sua lussuosa giacca a vento di seta gialla, che adesso però era strappata e piena di macchie. Ma fu soprattutto lo sguardo a colpirmi. Aveva le occhiaie, come se avesse pianto a lungo. Mi strinse il cuore vederlo in quello stato. Prima che potessi parlare, lui singhiozzò. Geronimo! Geronimo, aiutami, ti prego! Poi implorò. Squid! Potresti ospitarmi solo per questa notte! Fa freddo fuori! Vedrai, non ti disturberò! Domani me ne andrò, te lo giuro! Non avresti qualcosa da darmi da mangiare? Anche un pezzo di pane, una crosta di formaggio rancido! Ho tanta fame! Io lo abbracciai e squittì. Ma certo, cugino! Entra pure! La mia casa è la tua casa! Tutto ciò che ho è a tua disposizione! Lui singhiozzò. Non dire così, Geronimo! Io me lo merito! Poi si buttò in ginocchio. Ti prego, Geronimo, perdonami! È tutta colpa mia! Io non capivo. Colpa tua? Ma perché? In che senso? Lui singhiozzò con i baffi che gocciolavano lacrime. Non solo ho perso tutto, ma devo confessarti che il biglietto vincente del Tototopo non era il mio. Era... Io lo incalzai. Era? Lui singhiozzò. Era il tuo! Io rimasi con un palmo di muso. Intanto Trappola continuava a parlare. Ricordi quando sono venuto a salutarti in ufficio, quando ti sei tolto la giacca macchiata? Il biglietto del Tototopo ti è caduto ed è finito nel mio cestino della merenda. Me ne sono accorto tornando a casa. Stavo per restituirtelo, te lo garantisco. Ma poi ho visto alla televisione l'estrazione del biglietto vincente. Quando mi sono accorto che il mio biglietto non valeva nulla e che il tuo invece valeva 1.000 milioni! Riprese. Non ho resistito alla tentazione.
Perdonami, sono un topo spregevole. Un setto prodotto di pantegane di foglia. Una vile sottorazza di sorcio. Una sottospecie di ratto. Ma sono pentito, davvero. Dimmi, mi puoi perdonare? Coi baffi vibranti per la commozione, lo abbracciai forte e mormorai con affetto. Sono contento che tu abbia capito la lezione. I soldi non danno la felicità. Sono altre le cose che contano. Ti voglio bene, cugino. Quando arrivarono Thea e Benjamin, Trappola si buttò di nuovo in ginocchio, chiedendo drammaticamente perdono. Non mi merito il vostro affetto! Non me lo merito! Benjamin lo abbracciò, coprendolo di bacini. E anche mia sorella era commossa. Lo capì da come le vibravano i baffi. Trappola ripeteva, melodrammatico. Non mi merito il vostro affetto! Non me lo merito! Thea. Sì, che te lo meriti. Trappola. No, che non me lo merito. Thea. E invece sì. Trappola. Ti assicuro che non me lo merito. Thea perse la pazienza e sbottò. Te lo dico io che te lo meriti, punto e basta. Finiscila col piagnistei. Dai, che ti preparo un piatto di spaghetti al provolone. Mio cugino squittì in tono da intenditore. Provolone? Hai detto provolone? Perché non con la mozzarella, scusa? Non c'è niente di meglio della mozzarella. Anche Benjamin voleva dire la sua. Il provolone è buono, certo, la mozzarella anche, ma l'emmental. Thea. Non capite niente. Il provolone sugli spaghetti è il massimo, vi dico. Trappola. Scusa se te lo dico, cuginetta, ma non ci capisci una crosta di formaggi. Se fossi su un'isola deserta e dovessi scegliere un formaggio, non avrei dubbi. Mozzarella, mozzarella, mozzarella. Benjamin. Però l'emmental. Li udì battibeccare mentre andavano in cucina e sorrisi sotto i baffi. Ah, che famiglia buffa, la famiglia Stilton. Sistemai Trappola nella stanza degli ospiti, che tengo sempre pronta in caso un amico venga a farmi visita. Era ormai notte fonda. Ed era stata una lunga, lunghissima giornata per tutti e due. Mio cugino mormorò. Geronimo. Mi sedetti sul letto vicino a lui per ascoltare. Tu sei un topo intellettuale, il direttore di un giornale di successo. Tutti i roditori ti rispettano. Così, quando ho avuto tra le zampe quel biglietto da 1.000 milioni, non ho resistito. Volevo dimostrare che anch'io sono un top manager. Ma ora capisco che non sono portato per gli affari. Tutto ciò che ho fatto è andato a finire male. Non per colpa della sfortuna, ma per colpa mia. Si interruppe con un singhiozzo. Sai quando anni fa il nonno ha affidato a te e non a me l'azienda di famiglia, l'eco del roditore? Io ci ho molto sofferto, ma ora capisco che aveva ragione. Tentai di consolarlo. Vedi, Trappola, non siamo tutti uguali. Ciascuno di noi è diverso e questo è meraviglioso. Tu, per esempio, sei un viaggiatore nato. Io no. Tu sei bravissimo a ballare, io no. Tu sei capace di fare 1.000 mestieri diversi, io no. Io so fare bene una cosa sola, scrivere. Ciascuno di noi deve seguire la propria natura e accettarsi così com'è. Gli tirai affettuosamente i baffi. E ricorda, cugino, le cose veramente importanti, come l'amore, l'amicizia, la felicità, non si possono comprare. Lui mi strinse forte la zampa. Ora ho capito. Grazie, Geronimo. Sei un vero amico. La mattina dopo, Trappola si frugò in tasca e con aria malinconica ne trasse una monetina. Me la porse. Vedi, cugino, dei 1.000 milioni che avevo vinto mi è rimasta solo questa. Non ho più niente. Ho dovuto restituire tutto, persino l'orologione d'oro con i diamanti. Sospirò. Con un sorriso, io presi la monetina e la infilai nella tasca della giacca. Poi trassi dal panciotto un orologio. Lo riconosci, Trappola? Lui annuì. E come? È l'orologio più bello che abbia mai visto. Te l'ha regalato nonno Torquato quando ti ha affidato l'eco del roditore. Staccai la catena del panciotto e gli porsi l'orologio. Adesso è tuo. Lui protestò. Geronimo, non posso accettare. Sorrisi.
è tuo, cugino, con l'augurio che possa segnare tante ore felici nel tuo futuro. In quel momento entrarono tutti gli amici di Trappola. In un angolo timida c'era anche Muscoletta. Trappola mormorò vergognoso: amici, perdonatemi. Tutti lo abbracciarono ridendo. Squid, ti abbiamo già perdonato. Se no, non provarci più, eh? Faccia di fontina! Scherzò Pappetta, tirandogli i baffi. Salciccia gli pizzicò ridendo la coda. La vita è come una ruota, su e giù, su e giù. Gli amici servono a questo, a tirarti su quando sei giù. Muscoletta lo strinse in un abbraccio stritolante. Trappola, quanto mi sei mancato! Lui si girò e mi strizzò l'occhio. Che schianto questa topastrella, eh? I due se ne andarono felici, chiacchierando fitto fitto. Tutto, ma proprio tutto, era tornato come prima. Subito dopo il lavoro, stanco, uscii per prendere una boccata d'aria. Distrattamente mi diressi verso il mio locale preferito, alla Pantegana de Copacabana. Entrai e mi guardai attorno. Vidi un manifesto con una tremenda testa di gatto a fauci spalancate, con scritto: stappa e ristappa, dai, dai, dai! Se fortunato sarai, la mia testa troverai! Cotechito mi salutò. Come va, dottor Stilton? Che cosa gradisce? Poi si illuminò. Idea! Le consiglio la novità del momento, la bibita più di moda, il Ginger Miao. È collegata a un fantastico concorso. Pensi che può vincere una tonnellata di monete d'oro? Basta stappare la bottiglia e guardare sotto il tappo. Se trova la testa del gatto, ha vinto. Canterellò il ritornello del concorso. Stappa e ristappa, dai, dai, dai! Se fortunato sarai, la mia testa troverai. Io sorrisi. Cotechito, accetto solo per farti contento. Dai, fammi assaggiare questa nuova bibita. Frugai in tasca e trovai la monetina che mi aveva dato Trappola. Porsi la monetina a Cotechito. Lui batté lo scontrino alla cassa, poi frugò nel frigorifero e prese una bottiglia ghiacciata di Ginger Miao. La stappò e mi porse il tappo. Capì che era curiosissimo. Allora, dottore, c'è o non c'è il gatto, eh? Io non ero per niente curioso e già stavo per gettare via il tappo. Poi decisi di accontentarlo, girai il tappo e lo osservai. Sbarrai gli occhi. Sotto il tappo c'era la testa del gatto con scritto: hai vinto! Cotechito mi strillò nelle orecchie: dottor Stilton! Ha vinto una tonnellata di monete d'oro! Lei è proprio un roditore fortunato! Lo interruppi. Sì, Cotechito, sono un topo fortunato, ma non perché ho vinto. Perché ho un lavoro che mi appassiona, tanti amici che mi vogliono bene. Il denaro non dà la felicità. Dammi retta, credi a me. Cotechito sospirò, sognante. Ha ragione, dottore, però se avessi vinto io, avrei realizzato il sogno della mia vita, un ristorantino tutto mio. Non siamo tutti uguali, ciascuno di noi ha la sua strada nella vita. Come a lei piace scrivere, a me piace cucinare. Ma mi dica, dottore, che cosa farà con tutto questo denaro, eh? Riflettei. I soldi che avevo vinto erano tanti, ma a me non interessavano. Io sono un topo dei gusti semplici. Ciò che ho mi basta. Continuai a riflettere. Il denaro può dare alla testa, ma può anche diventare uno strumento prezioso per rendere felici gli altri. Così dissi: Cotechito, ho deciso. Il denaro che ho vinto è per te. Così potrai realizzare il tuo sogno, aprire il locale che tanto desideri. Ogni tanto vado da Cotechito nel suo nuovo locale per gustare i piattini al formaggio per cui è diventato famoso. Quando entro, lui mi corre incontro felice. Dottor Stilton! Poi, ratto come un sorcio, acchiappa al volo uno shaker, ci versa i miei ingredienti preferiti, poi agita lo shaker a ritmo di samba. Olé, oh oh, olé, oh oh! Poi piroetta ancheggiando. Cotechito, Cotechito, Cotechi, Cotechi, il frullato te lo do io, sì! E mi chiede felice, sorridendo sotto i baffi. Il solito, vero, dottor Stilton? Cari amici roditori, a risentirci al prossimo libro! Un altro libro coi baffi! Parola di Stilton! Geronimo Stilton!